effettivamente due convenzioni importanti che sono concluse proprio con la firma alcuni giorni or sono e rappresentano una appunto che viene effettuata all'interno dell'ospedale del Valdarno in cui la dottoressa Bobini ne è la responsabile e sono svolte all'interno del centro oncologico e sono la radioterapia, rivolte nel centro oncologico e sono il progetto Cibamico e lo psico-oncologo. L'altro progetto, il progetto Scudo, è il fiore all'occhiello del Calcit. È una sinergia svolta in collaborazione appunto con la dottoressa Maggi, che rappresenta la direttrice della zona Valdarno sud-est, e il dottor Corsi. È un progetto che riguarda i malati oncologici che vengono trattati tramite le cure palliative e che rappresenta per noi un punto di traguardo importante. C'è un'assistenza domiciliare H24 per 365 giorni l'anno, alla quale siamo molto legati. A tale proposito, appunto, invito ancora la cittadinanza a stare particolarmente vicina al Calcit, le istituzioni, le attività commerciali, le aziende che ci sostengono, perché solamente grazie appunto al sostentamento di queste attività che noi riusciamo a portare avanti questi progetti in favore della collettività. Per ultimo, ma non per importanza, è quello che a me piace definire i mercatini chiassosi del Calcit, quelli creati dai ragazzi delle scuole, i quali sono all'interno delle nostre piazze e si attivano costantemente per far sì che la raccolta e la sensibilità sia trasmessa a tutta la popolazione. Ma diciamo che ormai dal 2010 un progetto Scudo con l'assistenza domiciliare per pazienti con patologia cronica grave, con corteo sintomatologico importante, è una realtà nella sanità valdarnese che è sostenuta e finanziata sia dall'ASL ma in gran parte anche dal Calcit del Valdarno, che è una realtà alla quale davvero possiamo dire solo grazie, perché ci garantisce la presenza di 4 infermieri a tempo pieno, 2 auto di servizio, telefono di servizio e una psicologa per 4 ore alla settimana, tutte cose che sono assolutamente indispensabili affinché il progetto vada avanti. Tra l'altro, le cure palliative nell'ultimo periodo stanno mostrando ovunque una loro importanza anche in fasi più precoci di malattia e non solo nelle fasi più avanzate, e infatti nell'ultimo periodo, in collaborazione con la zona distretto e quindi con la dottoressa Maggi, che io sono stato chiamato qui stamani a rappresentare perché lei non può essere presente, comunque in collaborazione con la zona distretto e con la dottoressa Maggi con l'infermieristica territoriale, stiamo cercando appunto di ampliare il panorama, il raggio d'azione delle nostre cure anche in fasi di malattia molto più precoci, perché si è visto che effettivamente questo può garantire una migliore qualità di vita, in qualche caso anche una migliore risposta alle cure di base della malattia da cui sono affetti i nostri pazienti.